Malaca, che velocità! Andiamo? Partiamo! Forza! Persefone non te lo sta chiedendo, pretende la tua presenza. Sai che voglio andarmene dall'Elisio. Se mi aiuti a fuggire, ti prometto che non mi rivedrai mai più. La cosa mi renderebbe felice, ma Persefone vuole che tu resti. Quando capirai che sei soltanto uno dei suoi burattini? Sta attento, umano. Attento tu, o Persefone ti neutralizzerà. Oh, dimenticavo, l'ha già fatto anni fa. Quindi anche i morti provano dolore. Io sono uno dei poveri idioti qui a essere vivo. Come puoi sopportarlo? I morti non ci vogliono. Infatti non lo sopporto. Faccio di tutto per andarmene dall'Elisio. Ma le spie di Persefone si trovano da tutte le parti. Hai imparato da Ade. Allora sei tu il ribelle di cui ho sentito così tanto parlare. Adone al tuo servizio. Con un esercito a disposizione di Persefone e gran parte dell'Elisio sotto il suo controllo, i miei giorni da ribelle stanno per finire. E se ti aiutassi io? E perché mai qualcuno che ha ancora tutta la vita davanti dovrebbe farlo? Devo trovare il regno di Ade. Rovesciare Persefone è l'unico modo per lasciare l'Elisio. Allora ti aiuterò. Si può sapere perché non l'hai detto subito? Hai sentito, amore mio? Vuole raggiungere il regno di Ade. Lo troverò, con o senza il tuo aiuto. Non vedo perché non dovremmo collaborare. Ascolta, a sud-ovest di qui c'è la fortezza delle tre sorelle. Una delle roccaforti di Persefone. Se ucciderai la sua sovrintendente, distruggerai le sue torce di ipno e ruberai le sue risorse senza farti scoprire dai colossi, allora forse avrai la mia fiducia. Non mi piace la parola colossi. È meglio non risvegliare i colossi. Proteggono le sovrintendenti. Spargere sangue li sveglia e loro odiano essere svegliati. Le torce di ipno. Sono dei congegni realizzati dal dio del sonno per tenere le menti sotto il controllo di Persefone. Distruggine i nuclei per estinguerne le fiamme. Parlami delle sovrintendenti. Le servitrici più fidate e letali di Persefone. Sono gli occhi e le orecchie dell'Elisio. Ucciderle renderebbe la regina cieca e sorda. Se il ribelle sei tu, perché mi sembra di essere il solo a scatenare il caos? Che vuoi che ti dica? Sono un bravo amante, non un guerriero. Per tua fortuna, io sono entrambe le cose. Hai dimenticato qualcosa? Se il ribelle sei tu,
Perché mi sembra di essere il solo a scatenare il caos? Che vuoi che ti dica? Sono un bravo amante, non un guerriero. Per tua fortuna, io sono entrambe le cose.